qui per comprare le uova di Pasqua, le colombe o altro? Un po' di tutto, sì, un po' di regalini vari. Ecco, la figliola che mi prosciuga sempre il conto, quindi sto messa male oggi. Cosa vorresti trovare all'interno di un uovo di Pasqua? Tante cose che hanno prezzo, ma che è molto alto il prezzo, quindi è meglio di no, ecco. Sono ospite quest'anno. Quindi niente cucina, niente, proprio ospite. Sì, sì. Pasquetta? Fuori. Come sempre. Arrosticini a seguito o vegetariana? Beh, penso più arrosticini. Tra uova, colombe, agnello, all'interno di Spazio Conad nel centro commerciale Megalò. Ai prodotti tipici della Pasqua non si rinuncia, la crisi la si lascia alle spalle almeno per qualche giorno, ma si punta sui tradizionali piatti abruzzesi, come ci dice il direttore di Spazio Conad Gaetano Ciccarelli. Come sono andate le vendite in questo periodo? Le vendite sono andate pari all'anno precedente. Quindi non c'è stato né un decremento né un aumento? No, riscontriamo una parità di venduti sull'anno precedente. Però diciamo che alle uova di Pasqua o comunque al cadeau non si rinuncia. L'uovo di cioccolato è sempre il dono più gradito dai consumatori. Uovo o colomba? Uovo sicuramente è sempre il più gradito. Quali prodotti sono andati per la maggiore? Riscontriamo dalla nostra clientela un attaccamento alle tradizioni. Per il pranzo di Pasqua l'agnello la fa da padrone e per Pasquetta salsicce e arrosticini per le grigliate. Però poi c'è una nicchia di vegetariani e vegani. Ci sono stati degli acquisti anche per quanto riguarda questi prodotti? Sicuramente nei nostri supermercati troverete tanti prodotti per vegani e vegetariani. C'è stata una spesa, un arrembaggio alla spesa oppure magari ci si è pensato per tempo? No, la clientela rispetto al passato acquista con tempo i prodotti per il pranzo domenicale. Insomma, non c'è la corsa all'ultimo minuto? No, sabato è stato pieno ma la gente si anticipa un po'. Per quanto riguarda i prodotti della tradizione a cui lei alludeva, quali sono in particolare? Fiadoni, salsicce, arrosticini, agnello, come dolci, anche ingredienti per pupa, pastiera. Quindi c'è il ritorno alla tradizione delle nostre nonne, le pupe, i cavalli e via dicendo? Sì, 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 c'è questa tradizione. Una buona Pasqua a tutti i componenti e i lavoratori di Rete 8 e più gli spettatori che ci stanno a sentire.